Shalom a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Bereshit, approfondimento biblico, esegetico e spirituale delle prime pagine della Genesi. Ecco, siamo arrivati al terzo versetto. L'altra volta abbiamo commentato il secondo versetto del primo capitolo di Genesi. Parlavamo dello Spirito Santo, Spirito di Elohim, che si librava sulle acque. Abbiamo parlato dello Spirito Santo che non è ancora, ecco, non è ancora lo Spirito Santo, ma che appunto appartiene a Dio. E per noi, appunto, per noi è lo Spirito Santo e che non è ancora però quel Dio che crea. Siamo ancora nelle acque, in una situazione di caos primordiale. Lo Spirito Santo, lo Spirito di Lui viene a formare la creazione e viene ad emergere da quell'abisso del secondo versetto, a creare quello spazio per penetrare e fecondare poi la primissima materia nelle acque, quel quasi nulla che accoglie il tutto di Dio. È la prima manifestazione di Dio, possiamo dire, questo spirito di Elohim, che avviene appunto nella sua stessa sostanza. E potremmo dire che Dio si concentra in quello spazio da cui nascerà il mondo, da quelle acque che abbiamo detto l'altra volta essere un po' la materia primordiale. Poi un'altra cosa da aggiungere su quello spirito di Elohim, sul Ruach, è Ruach in ebraico, oltre a vento, significa anche dare spazio, spazio libero, allargare, sollevare, alleggerire. Quindi lo Spirito Santo che cosa sta creando? Sta formando questo spazio grembo da cui nascerà la stessa creazione, la creazione che Dio vuole da sempre. Per fare questo, cosa fa? Il Dio infinito e onnipotente, cosa fa? Si concentra, si contrae, si ritrae da se stesso per lasciare spazio alla sua creatura. E questa è la concezione che adesso vedremo dello Zim Zum, ecco, sottolineeremo questa dottrina ebraica dello Zim Zum. Enzo Bianchi dice nel suo libro Adamo dove sei, dice queste parole riguardo appunto parlando della creazione. Dio ha operato una discesa nella sua più intima profondità, si è ritratto da se stesso, su se stesso, per suscitare qualcosa di altro da lui, fuori da lui, che non sia di essenza e natura divina. In questo suo concentrarsi di Dio su di sé, Dio ha fatto spazio al nulla, a ciò che non è Dio, come la madre che espelle, fa uscire al mondo, alla luce, il figlio che gli sta di fronte come un altro da lei. Quindi questo dice Enzo Bianchi nel suo libro Adamo dove sei, parla anche lui della dottrina del ebraico dello Zinzum, che non è altro che un ritirarsi di Dio e che ritroviamo spesso anche nella Bibbia come è Dio che nasconde il suo volto o l'eclissarsi stessi di Dio. È stata quindi sviluppata questa dottrina per la prima volta dal cabalista Isaac Luria. Zimzum deriva dalla radice ebraica zom, che significa digiuno, e riprende la dottrina un po' giudaica della Shekinah. Secondo questo insegnamento, il Dio infinito può concentrare la sua potenza per abitare, per esempio, nel tempio. No, ecco, Dio che abita nel tempio, vuole che si costruisce un tempio per dimorarvi. È già questo un modo di concentrarsi di Dio in uno spazio. Quindi questa concentrazione primordiale di Dio nella dottrina di Luria genera uno spazio di abbandono di Dio nel quale non soltanto Dio può creare, ma anche può rivelarsi. Una rivelazione tuttavia che presuppone un'autolimitazione di Dio, un'autoumiliazione da parte di Dio. Questo potremmo dire il primo processo di kenosi all'interno proprio della rivelazione, che poi troverà il suo punto apice, ecco, nell'incarnazione e nella croce di Cristo. Questo gesto kenotico comporta l'attraversamento del nulla, della fragilità e della morte,
di cui la creazione porta già le tracce. Quindi questa ritrazione originale di Dio è funzionale alla salvaguardia della differenza tra creature e creatura. È importante questo perché proprio nel terzo versetto, ecco, inizia proprio questo processo di creazione e questa indifferenza, cioè questo non differenziato, comincia a differenziarci, cioè il creatore comincia ad emergere quale egli è, differendosi, distanziandosi un po' dalla creatura, per creare questa relazione appunto tra creatore e creatura. E veniamo dunque al versetto 3. Ve Yomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Ci fermiamo sulla prima parte di questo terzo versetto. E Dio disse: vi sia luce, e la luce è. Questa è un po' la traduzione letterale di questo versetto. Dio comincia a parlare, ecco, comincia a rivelarsi, comincia a dire, a comunicarsi. Abbiamo detto l'altra volta che lo spirito è sempre legato poi alla parola. Prima, nel secondo versetto, si parla di spirito di Elohim. Adesso Dio dice, parla. Ecco che lo spirito precede sempre la parola, è sempre in relazione alla parola, il fiato è sempre in relazione alla parola, senza fiato, senza respiro non si può parlare. Quindi il Dio di Dio è la parola che emerge da quel silenzio tenebroso del non ancora rivelato che abbiamo visto nel secondo versetto. Vediamo questa prima parola che abbiamo scritto, Vayomer, e Dio disse, la Vav è congiunzione a Amer, Omer e dire in ebraico. Abbiamo che nelle prime due lettere di questo termine è appunto in ebraico madre, anche qui c'è appunto la presenza della maternità di Elohim. Ricordiamo anche l'altra volta abbiamo visto, no? La presenza dell'Aleph e della Mem, presenza di maternità. Ci dice quindi, e poi Resh, ci dice principio di maternità. Quindi la parola divina è già parola di creazione, è matrice di luce creata. Dio inizia la sua creazione comunicando con la sua creatura, come fa una madre verso il suo bambino. Quindi il verbo di Dio, che adesso viene rappresentata da questa luce increata che si avvolge di luce creata. Ecco, potremmo dire che abbiamo due volte il termine luce, ma lo stesso termine luce lo troviamo proprio all'interno della prima parola, Vayomer, la Aleph, ecco, la Vav e la Resh. Abbiamo il termine luce. Quindi potremmo dire che questa parola è matrice di luce increata. È matrice di luce increata perché sta a denotare, ecco, che Dio vuole rivelare se stesso nella luce del verbo, nella sua seconda persona. Ancora, questa luce, ecco, si avvolge di luce creata. Vi sia la luce, e la luce c'è, e la luce è rivelata. Anche qui abbiamo, secondo la cortesia degli ebrei, abbiamo la considerazione della dottrina del Ein Sof Or. Quando la luce increata si avvolge di luce creata, è come per dire che la luce si limita per rivelare il primissimo nome di Dio, che è nulla, che secondo i mistici ebrei è questo nulla che si limita nella luce, chiamata appunto Ein Sof Or, nulla che si limita nella luce. Da questo nulla tutto viene creato, è la cosiddetta creazione dal nulla, creazione ex nihilo. Quindi la luce Or, abbiamo detto,
è formata da queste due lettere principali che sono la Aleph e la Resh. Aleph e Resh che abbiamo trovato già nel termine bara, creare, quindi porre nel vedere, vi ho detto l'altra volta, è nel termine Eretz, che significa terra, che significa appunto la terra è un po' il compiere quello che Dio vuole appunto rivelare. Aleph e Resh attorno alla congiunzione Vav, che è il numero, corrisponde al numero 6 e quindi corrisponde all'uomo creato al sesto giorno. Quindi è l'uomo che, in un certo senso, l'uomo primordiale, non ancora creato, che tiene uniti Dio, Elohim, Aleph e Resh, principio di ciò che è creato, principio, potremmo dire, del verbo stesso di Dio che crea ogni cosa appunto attraverso la sua parola. Quindi l'uomo esiste, potremmo dire, da sempre in questa luce increata. L'uomo esiste da sempre nel progetto di Dio, nella sua sostanza divina, fin dal primo giorno, con questa esistenza della luce. Nella luce, dice il Salmo, noi vediamo la luce. È il Salmo 35-36. Quindi in quella luce primordiale, potremmo tradurre, possiamo scorgere la luce del Verbo di Dio, quale sostanza divina luminosa in cui ogni essere creato, in cui ogni essere vivente sarà creato e il cui vertice appunto sarà poi l'uomo al sesto giorno. Quindi la luce è Dio nel suo principio, che è l'uomo. Lui è libero, naturalmente l'uomo è libero di accogliere o meno questa luce. Ecco perché c'è la doppia parola, vi sia la luce e la luce è. In questo senso si dichiara l'affermazione che la libertà stessa creaturale ha accolto la luce e quindi la luce può compiersi perché c'è una libertà che l'ha accolta. Quindi sì, se si accoglie la luce, il divino in lui si accende e può iniziare l'opera creativa. Così che può essere anche la stessa cosa se noi parliamo degli angeli. Infatti molti padri della Chiesa parlano in questo versetto della creazione degli angeli perché sono dette, secondo la tradizione, le seconde luci. Proprio in quel secondo termine, la luce fu, la luce è, possiamo cogliere la ricezione della luce. Prima l'emissione della luce e vi sia la luce, cioè è Dio che emette la luce, primo Aleph, è Dio che emette la luce, secondo Aleph, secondo termine Resh, invece è l'accoglienza della luce, al centro c'è la Vav, che è l'uomo creato al sesto giorno, ma possiamo dire ogni creatura che accoglie o meno la luce. Quindi sta all'uomo, nella sua libertà, accogliere e portare a compimento con la potenza del suo spirito, dello spirito di Dio, questo progetto di Dio che vuole l'uomo al centro del creato. In quell'unico giorno viene rivelato dunque il progetto dell'uomo primordiale, luce da luce. E è riferito al verbo di Dio, ma allo stesso tempo è riferito al progetto che è l'uomo, che non è altro che immagine del verbo di Dio. A quello spirito teandrico che si sta formando, che è vero Dio e vero uomo, nella sua unità indissolubile con Dio e i suoi anche collaboratori, gli angeli. L'emergere dunque di questa luce nell'oscurità della non conoscenza crea questa immagine luminosa dell'uomo cosmico, che questo uomo che sta al centro dell'universo naturalmente viene poi ottenebrato, secondo appunto la tradizione, dall'angelo più luminoso che è Lucifero, che è geloso appunto di questo progetto uomo, ecco cosa fa? Si pone contro Dio e cosa fa? Non accetta questa luce, lui essendo il più luminoso non accetta questa rivelazione dell'uomo come il più luminoso, potremmo dire, degli angeli stessi. Quindi non vuole essere parte integrante di questa rivelazione, quindi ecco che poi, secondo la tradizione, appunto, Lucifero e i suoi angeli vengono cacciati dalle sfere, di Dio, dalle sfere celesti. Ecco, ci sarà quindi quella parte
prima separazione tra luce e tenebre che costituirà il primo chiaroscuro della realtà umana. Se infatti poi vedremo la parola tenebra, ancora se decriptiamo la parola tenebra, potremmo dire che è nascosto dentro la tenebra la luce. Infatti c'è Het, che significa appunto nascosto, la luce, Shin, e poi c'è la Kaf, che appunto che lo copre. In un certo senso la tenebra fa che coprire questa luce che sta già dentro appunto ognuno di noi, che in un certo senso non è altro che tenebre e nulla nei confronti di quello che Dio vuole creare. Ognuno di noi parte dalla condizione di tenebra, cioè dalla condizione di nulla, per poi far emergere questa luce. Quindi spetta all'uomo entrare in questo giusto rapporto, che è al centro, la Vav, in questo giusto rapporto tra l'essenza della divinità e la luce infinita, come quella esistente tra Dio e il suo santo nome. Sta all'uomo assumere, accogliere quella parte oscura, che proviene dalle profondità e trasformarla in luce. Quella luce che è espressa 3 volte in questo versetto, Vayomer, abbiamo detto, cioè all'interno di dire c'è la parola luce, Elohim, e poi ancora Yehi Or, secondo, Vai Yehi Or, terzo. Sono 3 volte appare questo termine luce, e potremo intravedere in questo triplice termine luce la Trinità. La prima è la sorgente stessa da cui promana la luce, no? La maternità, abbiamo visto in quelle parole M di Vayomer, abbiamo la parola M madre e poi c'è la matrice, quindi intravediamo il Dio madre, Elohim, che è sorgente della luce. Secondo termine, vi sia la luce, vedremo, è un ordine dato da Dio, vi sia luce, quindi è l'emissione del progetto stesso di Dio nel verbo, è il verbo che sta pronunciando Dio, quindi è l'ordine donato. Mentre la luce fu, abbiamo l'ordine compiuto, che sarà compiuto appunto da ognuno di noi, dalla libertà di ognuno di noi. Già c'è il compimento che comunque ogni creatura dovrà appunto portare a compimento quella luce che Dio promana, ad essere luce nella luce. Quindi è un riflesso della Trinità, il Padre, la sorgente della luce, lo Spirito Santo opera in basso gli ordini provenienti da Dio e il Figlio che compie gli ordini del Padre. Bene, la prossima volta continueremo questo versetto 3. Shalom a tutti.